Benissimo, cominciamo. Vi avevo lasciato ieri sera e non avevo neanche pulito e quindi provvedo adesso alla pulizia di questa porta. Avevo carteggiato, però vi avevo consigliato di aspirare la polvere con l'aspirapolvere. Vi faccio vedere l'ultimo passaggio di carteggiatura e poi vi faccio vedere che cosa ho realizzato ieri sera. Ho lavorato sino all'una di notte per voi e sì, metteremo la finitura cerosa, però vi farò vedere un'applicazione di finitura un attimino più particolare. Allora, prima di passare all'applicazione, faccio l'ultimo tocco di anticcatura. Perché avevo carteggiato i bordi ieri sera, vi ricordate che avevo carteggiato i bordi. All'interno del kit è incluso anche questa, perché io vi darò la prima spugnetta a grana grossa, che era quella con cui ho carteggiato gli spigoli. Una seconda spugnetta grana media e vi darò come terza spugnetta questa, che è una spugnetta straordinaria che vi consiglio di acquistare perché è una spugnetta che diciamo serve per carteggiare le parti piane. Allora, che cosa faccio? Avevo carteggiato, vi ricordate, i bordi, le cornicette. Adesso grazie per il pacco regalo e che provvede a tutto. I ragazzi, Loredana, sono bravissimi e sono tanto tanto attenti nel preparare tutte le cose meticolosamente. Vedete che imbagliamo all'interno colore colore, perché se dovesse accadere anche, diciamo, che il pacco fosse trattato in malo modo e magari dovesse aprire, dovesse saltare il tappo di qualche barattolo, almeno incartandoli ad uno all'interno delle loro plastichine, non succede che va a distruggersi tutta la merce presente all'interno del pacco. Allora, ragazze, questa spugnetta è comodissima perché essendo morbida la potete piegare. Quindi all'interno della cornice la vado a ripiegare così, mettetela ad U, ripiegatela ad U e fatela entrare nella cornice. Uno e due. Va bene? Ecco qua. La prendo piana e carteggio piano il lato, vedete? Ho scoperto ancora rispetto alla scopertura. Ieri le parti laterali non le avevo proprio toccate. Vi ricordate che vi ho lasciato ieri sera che ho carteggiato solo gli spigoli. Vediamo se qualcuna di voi si ricorda come ho posizionato la spugnetta sugli spigoli. Vediamo un attimo, so che siete delle alunne bravissime ed attente. Giro un attimo, vi faccio vedere anche questo lato. Ecco qua. Allora, spugnetta piana, vedete? Guardate. Sulle parti piane, vedete? Pian piano sto scoprendo, ragazze. Sto scoprendo. Ho bisogno però di un aspirapolvere, Egno, perché devo assolutamente aspirare all'interno delle cornicette. Se puoi prendere anche quello nostro grande, noi abbiamo tutto a livello industriale, ma pazienza. Ecco qua, vedete? Ditemi se si vede le parti piane, mano aperta e carteggio. Scopro la parte centrale. Vedete quanta polverina si produce perché la patina è un prodotto pagliettabile e quindi si scopre. Si praticamente completamente polverizza. Brava Gabriella,
Brava, brava Eleonora, bravissima, ho detto che siete tutte alunne attenti. L'ho messa in obliquo, in spiego. Perché? Perché mettendolo in obliquo sono andata a prendere la cornice tutta per intero e sono riuscita a toccare solo gli spigoli. Perché se la mettete... Se la va appunto messo obliquo, è solo gli spigoli. Con questa più grossa ho preso solo gli spigoli. Allora, datemi un minuto di rumore, vi aspiro tutta la polvere, così poi passiamo alla finitura. Sì? Ecco qua. Allora, ce l'abbiamo fatta. Allora, ho preferito, ragazze, mi appoggio così entro in camera. Ho preferito, vedete, qui ho aperto un po' di più la vena rispetto che a su. Su l'ho lasciata un po' più coperta, qui l'ho lasciata un attimino più scoperta. Perché? Perché vi faccio vedere una cosa, che se doveste accadere che nel momento in cui state lavorando involontariamente, dico involontariamente, andate con una mano troppo pesante e andate a togliere la patina in maniera eccessiva, cioè in una quantità eccessiva, potete tranquillamente riproporre un passaggio, quindi rintingo. Questa volta non ne metto tanta e la vado a ritoccare. Fino a che non passo la finitura, la patina la posso mettere e togliere quante volte voglio. Vedete? La sto riscurendo. L'avevo tolta volontariamente in maniera un po' eccessiva. Vedete? La sto riapplicando nuovamente. Perché? Perché in quell'istante non ho fatto caso, avevo la mano troppo pesante, ne ho rimossa troppo, la vado a riapplicare. Va bene? Non con le patine non sbagliate mai. Non sbagliate mai perché potete togliere e mettere all'infinito. Finché non arrivate al punto che siete soddisfatte al 100%. Ecco qua, l'ho riapplicata. Stesso discorso, la vado a riapplicare anche leggermente. Prendetene pochissima e scaricatela sul bordo. Così, pennello leggermente umido, ma proprio leggermente umido. Non dovete assolutamente avere acqua sul pennello, perché se avete acqua create un effetto di sfumatura. Il giovedì prossimo vi farò vedere l'effetto in degradé sul mobile, e farò vedere delle tecniche miste favolose. Parleremo per un po' di live sui mobili. Visto che vi ho fatto vedere tanto a livello di decorativi, diciamo d'arredo, complimenti d'arredo, adesso cercherò di concentrarmi sul mobile. Portate sempre il pennello bello diritto.
con pennellate belle efficaci ma dritte, in modo da non creare linee storte, perché la cosa più brutta in assoluto è vedere linee arcate. Quindi mi raccomando, mi metto in camera perché sono fuori camera. Scusate ragazze. Allora, ecco qua. La pagina rosa antico sul sito non c'è, ma la inseriamo al più presto. Può essere anche, Sabina, che la troverai anche nella giornata già di domani. Ce l'abbiamo, è favolosa, è bellissima, è una patina più chiara rispetto al rosa velluto ed è un bellissimo colore. Quindi fatto, l'ho riapplicato, adesso qui è già asciugato perché asciuga velocemente, mano piatta e carteggio. Vado leggerissima in modo da non toglierne tanta. Leggerissima. Leggerissima, va bene? Più leggera della volta precedente perché voglio eliminarne meno. Quanto più volete rimuovere, più premete sulla spugnetta. Sembrano delle considerazioni quasi, cioè, banali, come per dire: Laura, ma che cosa ci dici, no? Cioè, quello che ci dici è scontato, però vi assicuro che a volte, mi vengono poste delle domande e di cose che a me sembrano talmente scontate, invece poi alla fine mi rendo conto che non è nulla scontato, perché chi è all'inizio e chi magari non ha mai approcciato la tecnica, delle cose che per noi sembrano così scontate, poi alla fine per gli altri non lo sono. Riprocedo ad pulire, scusatemi un attimo, pulisco con velocità. Fatto. Le mani le potete pulire con uno straccetto umido, fate così, straccetto umido, le mani sono pulite. Allora, adesso cominciamo. Non sono banali, grazie. Allora, la Love Paint può essere usata sulla pelle, Sabina. Abbiamo fatto un po' di settimane fa. Lori, per piacere, portami un piattino in plastica. Abbiamo fatto un po' di settimane fa un piattino in plastica. Abbiamo fatto un po' di settimane fa due video sul decoro sul tessuto, dove avevamo dipinto con la Love Paint sul tessuto con degli stencil, avevamo fatto una decorazione e avevo specificato che Love Paint va benissimo sul tessuto. Infatti, la prossima settimana parleremo di Love e di tessuto, e avevo anche aggiunto che va anche molto molto bene Love sulla pelle. Va benissimo perché, a differenza delle tradizionali chalk, anche le nostre chalk sono fatte tutte a base di gesso, e quindi il gesso screpola e spacca, anche se all'interno si mette l'ammorbidente, anche se dentro si mette prodotti, diciamo, che possono aiutare. Ma in realtà il gesso tende a spaccare. Quindi vi consiglio assolutamente di mettere sempre Love sia sulla pelle sia sul tessuto. Avete visto, abbiamo realizzato delle cuscinerie in stoffa con dei decori con gli stencil. Le ho lavate a 40 gradi ed hanno mantenuto benissimo. Li ho in cucina. Li lavo
ogni 15-20 giorni. Sono veramente straordinari. E quest'estate farò anche una live sul love messa sull'abbigliamento e sulle magliette. Poi lo vedrete. Ho tante tante idee molto molto belle. Allora, questa è una nuovissima finitura, è una finitura cerosa, è nuovissima, appena nata, neonata, nuovissima. È una cera, è liquida, però all'interno è presente una finitura. Quindi non è una cera liquida, è una finitura cerosa. Va bene? Bene, Maria Beatrice, sono contenta. Allora, che cosa sto facendo? Sto applicando la finitura con la spugnetta. Ho applicato un po' di finitura all'interno del piattino in plastica, in modo da avere comodamente un po' di spazio per poter intingere la spugnetta. E perché vi faccio vedere questa modalità di applicazione? Perché sulle superfici molto grandi, quando per esempio incontrate delle ante di armadi giganti e avete un dubbio di come stendere la finitura per evitare che si vedano le striature, le strisciature del pennello, vi consiglio di prendere porta grande e spugna grande, una spugna molto grande e quindi di andare a mettere sulla superficie la finitura con la spugna, perché la spugna non vi lascia le tracce, non vi lascia le righe, non scola pochissimo, perché solitamente sulla spugna si riescono a mettere anche abbastanza bene tutte le quantità giuste. E quindi sulle parti lisce, sulle parti lineari, vedete che sto andando soprattutto sulle parti piane, immaginate anche di avere un armadione grande grande con le ante magari, oppure un portoncino molto più lineare, molto più liscio rispetto a questo, con l'utilizzo della spugna, normali spugne ragazze, niente di particolare, spugne per i piatti, vi consiglio di usare spugne grandi se le superfici sono molto grandi. Sulle parti piane intingete, intingete ed andate ad utilizzare la spugna. Quindi applicatela bene, bene, bene dappertutto. Asciuga abbastanza velocemente. Dovete fare soltanto molta, molta attenzione per le gocce di scolo, quelle che vengono fuori nelle parti più modanate. Quindi fate le parti lisce. Adesso cosa faccio? Cambio dama, prendo il pennello, un attimino, pennello che troverete presente all'interno del kit, pennellino piccolo, e vado a stendere tutte le goccioline all'interno dei punti più piccoli, sugli angolini. E vado a stenderle bene tutte quelle piccole gocce che magari sono rimaste accumulate sulle parti e sugli incavi. Voglio farvi vedere il lavoro da vicino perché vi assicuro che dal vivo sono veramente straordinari. Abbiamo avuto la visita di qualche cliente in questi giorni e hanno visto i lavori delle live realizzate e mi hanno detto: Laura, non rendono assolutamente quanto sono belle dal vivo. Ed è vero, perché veramente di presenza dal vivo le cose sono molto molto più d'effetto. Vi faccio vedere, la patina non va via assolutamente, assolutamente no. Allora, giro la telecamera, ragazze. Aspettate un minuto. Eccolo qua, guardate. Allora, le gocce cercate di evitarle sempre, Silvia.
Guarda, vi dà il tempo di asciugarla, per bene, quindi cercate di guardare con molta attenzione e di evitare scolature. Le scolature si hanno soprattutto quando fate le sedie, oppure quando fate una superficie, per esempio, come questa, che è tanto modanata ed è tanto piena di insenature. Quindi mi raccomando, le parti grandi fatele con la spugnetta, le parti piccole passate in tutti gli angolini il pennellino in modo da evitare appunto di trovare le scolature. Ve la faccio vedere da vicino. Questa non è una cera, Letizia, ma è una finitura cerosa. Quante mani di finitura cerosa. Allora, su un portoncino come questo, ragazze, su due mani sono più che sufficienti. Non ci sono assolutamente problemi. Se dovete utilizzare, cioè due mani, diciamo, per andare abbondanti, per essere proprio ricche. In realtà qui, in questo punto, vedete, non so se si nota la luminosità. In questo punto io ho dato una sola mano, guardate qui come si vede la satinatura, la luminosità. Ho dato una sola mano e già con una mano la patina non spolvera più. E guardate, è meravigliosa. Vedete? Si usa con le patine la finitura cerosa, sì, è praticamente brava Letizia, è praticamente la sua finitura. Cioè, se noi dobbiamo dire quale finitura io vi consiglierei con l'utilizzo delle patine, soprattutto di un mobile patinato così al 100%, assolutamente vi consiglierei una finitura cerosa. La cera, guardate, bellissimo l'effetto. Questa parte in giù volutamente l'ho scoperta un po' in più. Guardate come si vedono le vene. La potete usare anche sulla Love, sì, è leggermente meno forte rispetto alla extra forte che vi vendo. Quindi su mobili d'arredo la finitura cerosa va benissimo. Se dovete fare piani cottura, sedie e mobili di grandissima usura, tipo cucina e bagni, usatela forte. Come viene indicata, Ennio, sul sito, forte o extra forte? La nostra finitura. Forte, la nostra finitura forte usatela solo ed esclusivamente se dovete fare mobili di alta usura. Non è un vetrificante, ma è un protettivo. Vetrificante è una parola molto grossa, perché vetrificare significa farlo diventare quasi vetro, e vetro non è. Allora, vi faccio vedere la differenza. Vedete, la parte in basso è stata volutamente scoperta di più, facendo uscire la parte diciamo più viva del legno, quindi la parte più scura. La parte in alto è stata volontariamente lasciata più coperta e più carica. Va bene? No, la finitura, Silvia, non va mai passata con un panno di lana. Non è necessario. Guardate, ragazze, è già asciugata. Guardate, guarda, non appiccica più. È qualcosa di fantastico, qualcosa di meraviglioso. È già asciutta. È asciutta al tatto. Vedete, non incolla. Se voi doveste passare le mani sulla finitura forte dopo 3 minuti che l'avete passata, il guanto si incollerebbe. In questo caso, guardate, è già asciutta. Cioè, questa serve quando dovete fare dei lavori d'antiquariato. Sul sito Jacqueline ancora non c'è, ma da lunedì la troverete. Sono tutti prodotti nuovissimi. Anzi, Ennio,
Ve la inseriremo già da questa sera, in modo che se qualcuna di voi dovesse decidere di volerla acquistare, già la può mettere in prenotazione, tanto le spedizioni partiranno per lunedì. La finitura cerosa fuori kit ha il costo della finitura forte, sono 25,50 € il mezzo litro. Va bene, ragazze? E faremo anche il formato da 100 ml perché mi rendo conto che alla fine il 100 ml per i piccoli lavori sono molto molto interessanti. Ok, allora giro la telecamera e riporto il lavoro. Abbiamo finito, abbiamo completato, quindi vi ho spiegato, scusatemi un attimo, riattacco il cellulare, purtroppo mi faccio girare un attimo la testa. Allora, continuiamo. Vi avevo promesso che vi avrei fatto una sorpresa. Vediamo se riesco a poggiare questa telecamera qui. Perché vi devo far vedere il proseguo del lavoro che sarà stupenda. Allora, vi avevo detto ieri sera che vi avrei fatto una sorpresa. La sorpresa ve l'ho preparata. Questa porta la volevo completare. Perché voi lo sapete che io sono molto 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 romantica. Va bene, Tina, te la inserisco insieme alle altre cose. Allora, vi avevo detto che sono molto romantica e di questo portoncino l'unica cosa che non mi convince sono questi quadrati che ci sono qua, uno e due. Bene, sono questi due quadrati. Vediamo se riesco a posizionarlo ancora meglio. Sono questi due quadrati. Allora, che cosa ho deciso di fare? Ho deciso di creare una decorazione e sono andata a creare un festone. Ve lo faccio vedere. E voilà! Ditemi se vi piace. Ditemi dove la vado a posizionare. Qua! Eccolo qua, rullo di tamburi. Eccolo qua. Allora, ho realizzato questo festone. Questo festone l'ho realizzato per decorare la mia porta. Ditemi se vi piace. Ecco qua. Ho lavorato tutto ieri sera, ho finito tardissimo e ve l'ho realizzato. Allora, come si realizza questo festone? In realtà qualcuno pensa che esiste uno stampo per fare questo lavoro, ma così non è. Perché per fare un lavoro così, uno stampo, ci vorrebbe uno stampo enorme. E quindi uno stampo così grande ancora non è stato inventato. Allora, che cosa ho fatto? Perché se voi comprendete come si può realizzare questa meraviglia, in realtà potete ma potrebbe anche non piacervi, ragazze, non è che i gusti sono tutti gli stessi, potrebbe anche a qualcuno di voi non piacere, come po diverse persone potrebbero decidere di tenersi la porta così com'è, senza decorazione. Ma io sono Laura, amo i fiori, sono una donna romantica, mi piace lo shabby chic, quello proprio elegante, 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 quello pieno, pieno, pieno di pizze e merletti. E quindi non potevo non completare questa porta che è mia personale con qualcosa che non parli di fiori. Quindi, che cosa ho realizzato? Guardate, praticamente ho preso questo, non ho la telecamera posizionata bene,
Vieni, Ennio, che mi aiuti, vieni. Allora, ho preso questa misura. Se mi metti questo qui sopra, la telecamera la poggio qua, questo pannello, se me lo metti qui sopra. Allora, ho realizzato, aspettate 2 minuti ragazze, oggi vi faccio girare la testa. Voglio farvi vedere il lavoro bene, perché poi vi farò vedere anche la pitturazione. Eccolo, così va molto meglio, vedete? Allora, che cosa ho fatto? Ho preso questa dimensione, ho preso questa misura dello spigolo, questo spigolo di questa larghezza, perché avevo questi quadrati che non mi piacevano. E quindi ho detto, posso realizzare un festone. Ho fatto sulla carta questo disegno, quindi ho realizzato questa goccia, perché anticamente sui portoni di una volta si mettevano tanto queste decorazioni così antiche. E quindi ho pensato un festone pieno 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 di fiori. Ho fatto la sagoma, ho fatto tagliare un pannello in MDF, e una volta fatto questo pannello, che cosa ho fatto? Sono andata semplicemente, con molta semplicità, ad incollare tutte le rose una accanto all'altra, una accanto all'altra, una accanto all'altra. Ho messo rose, fiori, rose, foglie, rose, foglie, rose, foglie. Sono andata a riempirlo completamente. Guardate, qui si è anche spezzato. Ora vi farò vedere anche il ripristino di questo pezzetto che è andato a spezzarsi. Sono andata ad applicare accanto su questo pannello con la nostra colla forte, quella nello scatolino quadrato. Sono andata ad applicare fiorellini, fiorellini. Poi però mi rimanevano dei buchini aperti, tipo per esempio tra un fiore e una foglia. Queste sono delle foglioline e questi sono dei fiorellini. Mi rimanevano dei buchetti. Allora, cosa ho fatto? Sui buchetti sono andata ad applicare queste micro roselline, che sono quelle dello stampo piccolo, dove ci sono quei mini mini fiorellini piccolo piccolo, che non, adesso non ricordo come si chiama. E questi fiorellini sono andata ad applicarla nei buchetti per andare a completare e a riempire. Mini flower che non c'è. Fai vedere lo stampino nuovo che è arrivato con le roselline piccole. E quindi sono andata a realizzare questo festone completo da mettere con un po' di pazienza. Ma guarda, mi rilassa talmente tanto fare queste cose. Sì, ho fatto l'una di notte, mi sono messa alle 9:30, 10:15 e ho finito all'una. Però, pochissimi, ci sono arrivati questi nuovi mold mini, dove trovate le mini roselline, che vengono a 7,90 euro, mi pare, sì, all'incirca tanto. E con queste, chi non ha il mold sì, era quello da 6,90, quello dei mini flower. Molte, molte di voi lo hanno acquistato e molti di voi hanno acquistato lo stampo con le rose, questo, il fragrant rose. Quindi con il mini flower e con il fragrant rose potete riuscire a realizzare questi festoni, perché nel Fragrant Rose ci sono le foglie e in questi di roselline abbiamo le rose. Questi sono i prezzi di 6,50 e 6,90, che sono prezzi live, e ne abbiamo solo di questi 4 per e di questi solo 7. Quindi mi raccomando, purtroppo ragazze ce li mandano col contagocce, io non posso farci proprio nulla, ma veramente l'azienda non dobbiamo aspettare tantissimo che ci arrivino, perché ci arrivano dall'America, e quando ce li mandano in quantità minima. Probabilmente ci sarà tanta richiesta di questi materiali. Allora, vi faccio vedere velocemente come procedo con l'anticatura, però vorrei far vedere più da vicino. Vieni,
tenermi il telefono. Prendo naturalmente gli stessi identici colori che ho il pennellino, ho perso il pennellino, sì, gli stessi identici colori che abbiamo sulla porta, ragazze, teniamo gli stessi identici colori, vediamo se riesco a mettermi così, ah, forse così si vede bene. Che cosa? Perché? Perché essendo un applicativo che deve sembrare completamente che faccia parte della porta, e non deve sembrare un elemento posticcio che viene comunque poi tolto, cioè come applicato, deve avere necessariamente gli stessi, oddio, gli stessi identici colori della porta. Allora, vi faccio vedere velocemente come procedo nella decorazione. La decorazione, in realtà, io qui sembra che ci vada veloce e vada a caso, ma non è così. Ho scelto di fare questo tipo di applicazione. Ho scelto di mettere il colore piombo, che era quello che avevo usato nel primo strato di decoro, e ho scelto di applicarlo sulle parti floreali piccole e solo sulle foglie. Quindi sulle roselline, quelle che ho utilizzato per coprire i buchini, quindi le ho applicate lì, solo ed esclusivamente sulle foglie. Vedete, vado veloce, non mi preoccupo se vado a sporcare anche un po' i fiori lateralmente. Guardate come procedo, spedita, veloce. La patina biscotto l'abbiamo messa nel barattolino piccolo nel kit, ma su richiesta la possiamo avere anche da 100 ml. Nella giornata di domani cercherò di inserirvi questi nuovi colori, sia la patina piombo, se ancora non c'è, sia la patina biscotto, sia la patina rosa antico, che sono tutti colori nuovissimi di patine. Allora, come vedete, i bordi laterali, quelli sotto, anche fateli con il colore piombo, perché non deve assolutamente sembrare la parte dell'MDF, eh? Quindi fatela con la patina stesso e andatela a colorare tutta il contorno con il piombo. Va bene? Allora, fatto questo, che faccio? Prendo l'acqua, il barattolino con l'acqua che non ho. Aspettate un attimo. Oggi sono un attimino disorganizzata, ragazze, perché abbiamo avuto un problema di collegamento con Facebook e non grazie, no? Non trovavo il pulsante di avvio per la live. E ho tardato un attimino ad organizzarmi. Allora, fiori piccoli e foglie piccole. Grazie, ne sono arrivate due acque. Fiori piccoli e foglie piccole e tutte grigie. E poi intingete il pennello e andate a sfumare con l'acqua le parti dei fiori grandi. Solo sfumare la parte che sporcate, sfumatela leggermente, cioè quel poco di patina che vi va a cadere sulla rosa, perché naturalmente la foglia, essendo così appiccicata, è in automatico che andrete a sporcare un attimino il fiore, ma ci sta, perché noi comunque il fiore lo dobbiamo leggermente sporcare di grigio. Non è che lo possiamo lasciare proprio bianco bianco così, altrimenti quando lo andremo ad applicare sulla nostra porta, questo bianco spicchierebbe troppo e non starebbe bene. Senza intingere il pennello o il pennello ancora sporco della patina grigio piombo che sono andata a mettere precedentemente sulle foglie, solo con l'utilizzo dell'acqua sporco un po' le rose.
rose che erano rimaste tutte bianche le vado a sporcare leggermente. Creo, come vi dico sempre, un effetto acquerello. Ragazze, non vi stancate di ascoltare queste tecniche decorative dei mulda, non stancate di ascoltarle, perché noto quanta difficoltà ci sia da parte di chi va a decorare un mobile, quanta difficoltà trovate quando dovete appunto dare il colore a questi fiori. Come vedete, ho creato un substrato scuro e un substrato chiaro, cioè ho creato due degli stacchi di colore. Guardate. Ok, va bene, Tonia. Giro e vado a sporcare ancora. Non ho ancora intinto il pennello nella patina grigia. L'ho fatto all'inizio. Sto utilizzando ancora il residuo di patina che ho sul pennello. Ecco qua. Ho sfumato, ho realizzato parti chiare e parti scure. Vado a caricare ancora un attimino di grigio queste foglie che erano rimaste un po' troppo chiarine. E con il pennellino sporco vado a sfumare le foglie. Poi cosa faccio? Intingo il pennello nella patina biscotto, quindi vado a cambiare colore e vado ad applicare un po' di biscotto solo sulle parti esterne delle rose. Guardate. Le parti centrali lasciatele sempre chiare. Solo sulle parti esterne, col dito sfumate. Io adesso ho il guanto in plastica e quindi il guanto in plastica mi permette di sfumare benissimo. In realtà, voi lo sapete, mi piace tanto usare le mani anche per sfumare le patine, soprattutto sui fiori in rilievo. Vado ad applicare un po' di patina biscotto, ma non su tutto il fiore. Solo su una parte, solo su un lato. Lo applico e lo sfumo. È abbastanza liquido, quindi si sfuma molto bene. Sono riuscita con pochissimi tocchi a portare su questo decoro, su questo festone, praticamente tutti i colori, tutti e tre i colori, cioè il neve che avevo usato. Il neve in realtà non l'ho neanche utilizzato. Perché? Perché la pasta ceramizzata che ho utilizzato era già bianca e quindi non sono dovuta andare neppure a passargli il fondo, perché avevo già il fondo della decorazione, ce l'avevo già bianca. Quindi il bianco della pasta sarebbe il mio neve che ho messo sulla porta, il grigio piombo e il grigio che ho messo sulle parti più basse, quindi sul primo strato, quindi sul primo strato più basso, più profondo, e poi il biscotto è quello che ho messo sul secondo strato, cioè su quello un po' più in alto. Guardate, ragazze, sono andata a applicare tutti questi colori. Vediamo, ecco, bravissime. Infatti, quello che vi volevo dire è questo, che quando io realizzo una tecnica e vi faccio vedere una tipologia di decorazione, tipo una tipologia di applicativo, è questo che voglio dire, che voi lo potete realizzare su qualunque cosa. Avete un armadione grande, questo armadio magari ha delle ante molto molto lisce, non vi piacciono, per esempio volete realizzare dei piccoli festoncini con i fiori, cioè la tecnica che io adesso vi faccio vedere in grande
Lo potete fare in gigante pensando ad un festone enorme da realizzare per esempio su una testata di un letto, ma lo potete pensare anche in miniatura creando tanti piccoli festoncini che andreste ad applicare a mettere magari su per dire, un armadietto che magari ha tre antine, che però queste ante sono molto molto semplici, troppo nude, e quindi magari andate a realizzare questi festoncini floreali e ce li andate ad applicare su. Quindi non cercate di far spaziare la vostra fantasia come apri la porta. Ah, come sovraporta, sì, non stavo capendo. Giusto, Loredana, anche come sovraporta. Sì, questi festoni così, allora no, non lo applico con il silicone, perché è sempre una cosa posticcia che potrebbe andarsi a staccare con il calore. Ho realizzato due buchini con il trapano, che sono qui all'interno dei fiori e voi non li vedete. Li applicherò con delle viti, perché me lo posiziono qua e lo applico con le viti, e una volta messa la vitina mi preparo un fiorellino Micron e vado qui dove ho il buchino, dove ho il microforo, ne ho fatto uno qua e uno là. Andrò ad applicarci sul buchino la vitina, e quindi con la vite filettata la vado ad avvitare all'interno della struttura della porta, e quindi il lavoro verrà fissato perfettamente. Va bene, ragazze? Allora vi faccio l'ultimo passaggio. Vi carteggio leggermente i bordi, prendete un pezzettino di carta abrasiva e carteggiate i bordi, le parti in rilievo. Carteggiate, ve lo voglio far vedere da vicino, ragazzi. Da lontano veramente non rende assolutamente. Allora, guardate. Rende, Laura, rende. Allora, carteggiatelo. Non servono dei mold giganti a forma di festone. I festoni ce li facciamo noi. Ci tagliamo la base in legno. Guardate, ho applicato queste micro roselline. Potete utilizzare tutti gli stampi che avete, non dovete necessariamente andare ad utilizzare lo stampo che ho utilizzato io. Se voi avete lo stampo del Wilderness Rose, potete usare la rosa francese piuttosto che questa che ho utilizzato io. Potete utilizzare qualunque tipo di fiore. L'importante è che quando lo andate ad applicare facciate le mischiate, cioè non deve essere un'applicazione, diciamo, banale, cioè non deve essere realizzato con un solo tipo di fiori, altrimenti non viene bene, cioè non sembra un. Carteggiate leggermente i bordi in modo da farli uscire tutti, da far uscire un po' il bianco sottostante, perché deve sembrare una cosa molto molto antica, deve avere un effetto molto antichizzato. In generale cercate sempre di carteggiare e quando cercate sempre di carteggiare in modo da far uscire la parte bianca sottostante.
lo potreste fare anche in dry brush, però vi assicuro che fatto così è molto molto più bello, perché dà un effetto molto 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 antico. Allora, sull'MDF, grazie Raffaella, sull'MDF le rose sono state incollate con la nostra colla forte. Non utilizzate la colla normale, quella nella bottiglina, per capirci, quella da 5,50, quella non è sufficiente. Dovete acquistare necessariamente la colla forte, perché essendo un pezzo, un complemento d'arredo, non potete rischiare di mettere una colla poco resistente e magari poi dopo non vi regge. Ecco. Sì, sembrano usurati dal tempo, sembra un effetto veramente antico. Adesso vedete come è entrata, come questa decorazione è entrata all'interno della porta. Allora, Jacqueline, vi farò una foto con la porta completata e finita, la pubblicherò sulla mia pagina. La vedrete pubblicata perché devo farla con le luci giuste, posizionata bene, perché se la adesso comunque ve la faccio vedere è sempre una cosa che non rende. Eccola qua. Vediamo se riesco a farvela vedere dall'alto. Salgo sulla sedia. Eccola qua. Bella, particolare, un effetto wow per chi ama queste decorazioni shabby, molto molto vintage, molto molto vintage. Vedete come i colori sono entrati all'interno? Bene, sono contenta che vi piaccia. Bene, benissimo, rende, perfetto. Sono molto contenta che queste live siano di vostro, questi contenuti siano di vostro interesse, perché sono dei suggerimenti molto preziosi e sono veramente contenta della vostra risposta. Pa-pa! Che cosa ho fatto? Ho preparato anche le festoncine laterali. Ve le faccio vedere. Vieni un attimo, Loredana. Queste gocce. Sì, assolutamente, Maria Elena. Ora ve la metterò. Mi posizioni quella goccia. Avevo preparato anche queste gocce laterali perché un festone. Sì, mettimela, posizionamela, brava. Perfetto. Anche tu di rosa, eh? Anche tu di rosa. li ho influenzati tutti con i colori pastello. Guardate, non lo so, ragazze, se queste orecchiette mi piacciono. Sinceramente, non lo so. Vorrei un vostro consiglio a questo punto, perché così mi sembra un po' troppo festosa. Mi sembra di esagerare un po'. In realtà le ho volute preparare perché volevo. Anch'io forse preferisco senza, perché con mi sembrano troppo, diciamo, troppo scicchiettoso. Però vi ho voluto far vedere, vi ho voluto far vedere che si può fare qualunque cosa. Sì, anch'io ragazze le lascerei senza, anch'io, però le ho preparate per farvi vedere l'effetto. Guardate, ho tagliato due gocce, sempre con il... e le ho decorate. Queste le applicherò magari da qualche altra parte, le metterò su qualche altro supporto, sì, così è un po' troppo effettivamente. Però di solito i festoni hanno sempre le cadute laterali, ma può essere che preparerò dei fiocchi e con i fiocchi andrò in pasta liscia e con i fiocchi andrò a completare il tutto.
Sì, avete avuto la mia stessa idea, penso di lasciarlo così perché è molto molto carino. Passo all'ultima mano, veloce veloce così concludiamo. Vado ad applicare la finitura, finitura cerosa, finitura cerosa. La potete mettere o con il pennellino piccolo, vedete come acquista brillantezza, oppure con il pennellino più grande. Qui il fiore si è spezzato, ci applicherò un pochino di colla e lo andrò a riattaccare. Quindi mi raccomando, non disperate quando vedete che qualche pezzo, anche qua, vedete la rosa si è spezzata. In realtà la potrei anche lasciare così perché dà un aspetto molto vintage, molto, molto antico, però non, la andrò ad incollare e prima di passare la finitura cerosa, mi raccomando, spolverate in modo da togliere l'eccesso della polvere che avete fatto carteggiandola e poi molto semplicemente andateci ad applicare su la finitura. Guardate come diventa luminosa e come si sposa. Vedete? No, va bene ragazze, non, allora, i gusti sono gusti, ognuno ha un suo stile. Io penso che bisogna rispettare sempre il gusto di tutti. Sicuramente in un contesto molto molto romantico, come per esempio la mia casa è tutta Pizzi e Merletti, le goccioline al lato ci starebbero una meraviglia. Quindi se le dovessi contestualizzare nella mia casa o nel mio negozio, assolutamente le goccioline al lato io le metterei, oppure come vi dicevo dei fiocchetti. In un contesto invece vintage, antico, non abbastanza pulito, non troppo eccessivo, sicuramente il festone anche senza le cadute potrebbero andare. Però ragazze, cioè, è una questione di gusto, bisogna sempre comunque rispettare il gusto delle persone. Odio quella gente che in assoluto non lo fa. Brava Milena, il mondo è bello perché è vario, perché ognuno nella sua casa ha la possibilità di personalizzare e di abbinare tutto a suo piacimento, senza star lì a fare troppi complessi. A te piacerà, a me non piacerà. Io se lo dovessi mettere nella mia casa lo metterei con le orecchiette, se non se quindi con questo gancio laterale. Se lo dovessi lasciare in vendita nel negozio non la venderei mai, ma se lo dovessi fare la lascerei semplice, perché sicuramente semplice potrebbe riscontrare il gusto di tutti. Voglio farvi vedere velocemente gli ultimi arrivi. È arrivato questo bellissimo mulled tartan medaillon, che è un medaglione fatto con due volute, una destra ed una sinistra. Questi sono gli arrivi di stamattina. Baroque Jewels, sono due foglie. Qualora volesse realizzare questo festone con meno fiori e più fogliame, sono arrivati questi mulled nuovi. È arrivato l'Elegant Border, c'erano diversi di voi che mi chiedevano delle cornicette, dei cordoncini, ed è arrivato anche questo. È arrivato English Garden nuovamente, che è sempre un medaglione con due volutine. Sono tutti modelli molto inglesi ma molto belli. Sicilian Border, il bordino con i cordoncini, sempre per fare cornicette e bordature. Poi il portico scroll, che è la nostra famosa foglia gigante che potete mettere rivolta a destra e rivolta a sinistra, e con il fregino centrale da mettere al centro e quindi da creare un decoro grande. E poi in ultimo, no, non in ultimo, è arrivato il Winter Bloom, tanto tanto richiesto la scorsa settimana,
poi il fragrant rose che era finito. Ne sono ragazzi e ragazze di Mulde con le Rose, è arrivato solo questo, tutti gli altri l'azienda non li aveva disponibili, quindi ne sono arrivati solo o 7-8, quindi se avete bisogno prenotatelo, almeno bloccatelo. Poi ritornate il Botanical Blossom che avevamo finito e l'Aviary, che anche questi ne sono arrivati solo 3, vediamo. No, non l'ho fatto vedere quello, dammelo. Questi ne sono arrivati solo 3, l'aviari, il nostro famoso Mulde con gli uccellini. Ecco, ecco l'ultimo, mi diceva Ennio giustamente, nuovissimo, questo che è una cimasina con dei mini gigli fiorentini che si chiama Bridgeport Iron Gate, questo molto molto carino anche. Questi sono tutti i modelli nuovi che sono arrivati oggi. Ragazze con le rose, abbiamo solo ed esclusivamente il Botanic che ha i fiori di pesco, questo che ha il Winter Bloom che ha le magnolie e il Fragrant Rose con le rose. Quindi prenotateli perché purtroppo, come vi dicevo, la scorsa settimana ce li stanno mandando con il contagocce. E così qua. Allora, abbiamo completato anche per questa sera la nostra meravigliosa diretta è finita. Ci vediamo martedì. Martedì vi farò una bellissima sorpresa con un'altra bellissima live. Martedì parliamo di sedie e parliamo di transfer. Abbandoneremo per qualche settimana i Mulde e quindi ve li ho fatti vedere questa sera perché per un po' di settimane non parleremo più di Mulde, quindi di stampi, di paste, di anticature in tridimensionale, perché comunque abbiamo parlato di questi argomenti per diverse live e quindi li abbandoniamo un attimino. Quindi se trovate tutto sul sito www.decorazionearredocasa.com, grazie a voi tutte di essere state presenti. Grazie tante di tutti gli inviti, like che mi avete messi dei vostri amici sulle pagine. È stato un regalo graditissimo. Entrando sulla mia pagina, la Maison Ninni, invitate i vostri amici a cliccare solo ed esclusivamente a mettere un mi piace, perché così la pagina indicizza e noi corriamo in tutta Italia per raggiungere tante, tante vostre case. E vi abbraccio forte, vi chiedo di condividere la diretta se non lo avete ancora fatto. E vi abbraccio forte, 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 siete anche voi fantastiche, vi adoro, siete brave e molto, molto generose perché vi ringrazio tanto dei messaggi meravigliosi che mi inviate durante le dirette per ringraziarmi dei contenuti. E io sono molto felice di farlo perché siete delle persone tutte molto brave. E anche a livello tecnico, vedo che realizzate dei lavori bellissimi e sulla pagina dei laboratori artistici, Love Paint e i laboratori artistici, gruppo chiuso, iscrivetevi in modo da poter vedere tutti i lavori che realizziamo e che realizzano le ragazze del mio team. Tutte le persone che vogliono entrare a far parte del team mi scrivano in privato perché stiamo arruolando tantissime donne. In queste 2 settimane sono entrate nuove 6 donne fantastiche che entreranno a far parte del nostro team Italia, perché le distanze ormai non sono più un problema e anche in lontananza abbiamo abbattuto i lockdown, i blocchi, le frontiere, le regioni, abbiamo abbattuto tutto e ormai il nostro team cresce in tutta Italia. Va bene ragazze? Un bacio grande, grande, grande e vi aspetto martedì alle 18:30. A presto!